Accettereste in casa vostra, nella vostra famiglia, un gay come amico? Ciao, io sono Billy Foster e questo è Storie. E vi ricordo, amici miei, di seguirmi anche su Instagram perché lì troverete dei contenuti aggiuntivi che qui non potete trovare. Quindi, mi raccomando, seguitemi anche lì che ci tengo veramente tanto. Gli amici gay, figure che nell'immaginario collettivo sono esuberanti, giocosi, festosi e soprattutto, nella maggior parte dei casi, muniti di baffetti che solo suore e carabinieri possono permettersi. Megafonate. Peccato però che essere gay in Italia fino a qualche anno fa non sarebbe stato affatto facile, soprattutto nel mondo dello spettacolo e della musica. Cioè, potevi esserlo, ma ti conveniva non dirlo, anche perché se lo avessi detto in giro qualcuno probabilmente educatamente ti avrebbe detto: intanto però io, se permette, vorrei prendere questo bastone e colpirla ripetutamente. Solitamente alla domanda sei etero o gay, per non rischiare nulla, il personaggio pubblico diversamente etero avrebbe pronunciato: I'm Batman. E forse è per questo che siamo tutti convinti che Batman effettui l'antica pratica dello snu snu tra Penny e sederi con il suo fido amico Robin. Come Batman, l'omosessuale deve muoversi nell'oscurità senza mai rivelare la propria identità, in una società bigotta come quella italiana, dove il diverso è sempre stato emarginato. E nella TV italiana avremmo avuto sicuramente molti casi eclatanti, come Gabriel Garco, ritenuto un sex symbol, sogno erotico di numerose donne del primo decennio degli anni 2000. Uomo bellissimo, desiderato da qualsiasi forma di orientamento sessuale. Se devo essere desiderato dalla signora di 60 anni, 80, 90... No, Gabriel, per quel tipo di utenza ci pensa già il buon Sexy Giletti. Prenditi la tua fetta di mercato. Per essere sognato e desiderato lo devo essere da più persone, quindi se devo essere desiderato da un uomo, questo uomo deve pensare che io sia omosessuale per desiderarmi, va benissimo. Andrà benissimo per il buon Gabriel, che avrebbe dichiarato pubblicamente il suo orientamento sessuale solo molti anni dopo, fingendo anche relazioni con donne bellissime come Eva Grimaldi, ma soprattutto con Manuela Arcuri, visibilmente all'oscuro di tutto questo. Manuela, ciao, sai che però venivate, non so se tutti, indotti a nascondere le vostre vere propensioni sessuali e a fingere di avere storie con persone con cui non stavate perché non potevate stare. Noi sappiamo che almeno due persone lo hanno detto chiaramente, il mio amico Garco. Di dubbio valore sarebbe sicuramente stato l'approccio della TV italiana nei confronti della comunità gay, tanto da creare dibattiti sull'accettarlo o meno in casa, come quel visionario di Funari che alla fine degli anni Ottanta avrebbe chiesto ad una schiera di persone: accettereste in casa vostra, nella vostra famiglia, un gay come amico? In un'Italia piena di pregiudizi, pochi sono così intelligenti da accettare la diversità come parte della stessa norma. E forse la controparte bigotta è solo impaurita dal ritrovarsi un pene non desiderato nel fondo schiena, come leggenda narra quando si ha un'amicizia gay. Secondo me è un problema di paura. È semplicemente un problema di paura. E in che cosa consiste questa consiste, paura? Consiste, ho spesso dovuto discutere con degli uomini questo problema e ho visto che per gli uomini è un fatto di paura legata alla loro virilità. Dibattiti che molto spesso sarebbero finiti con spiegazioni ai limiti del surreale, con super cazzole rotanti. Loro hanno una loro vita che noi rispettiamo, almeno io rispetto, non è che dico: tu sei cattivo, sei buono perché sei gay. No, tu sei come noi, ma sei un gay e io non lo so. E forse sarà anche per questo che molti eviteranno di fare coming out per i pregiudizi, nonostante qualcuno di molto importante avrebbe provato con la sua divulgazione a normalizzare il tutto, inculcando in noi bambini di ieri ma uomini di oggi che l'unica differenza tra un etero ed un omosessuale sarebbe stata solo la scelta del pertugio da utilizzare in camera da letto. Da tempo ci si interroga anche su molti altri aspetti del comportamento, come la timidezza o l'aggressività o anche l'omosessualità. In quale misura giocano la predisposizione e l'ambiente? C'è un'origine genetica per l'omosessualità? Sicuramente una predisposizione all'emarginazione del diverso l'avrebbe avuta la società italiana, soprattutto nel mondo dello spettacolo, che avrebbe tarpato le ali a molti artisti del bel paese, come Umberto Bindi, il primo in Italia a fare coming out in televisione. Ma molti di voi vecchiacci che mi seguite vi starete chiedendo sicuramente: ma che minchia è il coming out? Questa espressione deriva dalla frase inglese coming out of the closet, ovvero uscire
uscire dal ripostiglio o uscire dall'armadio, cioè uscire allo scoperto. In italiano la traduzione letterale sarebbe uscire fuori, ma questa forma non ha prevalso su quella inglese, anche perché gli italiani avrebbero sicuramente pensato, data la loro propensione all'analfabetismo funzionale, che queste persone avrebbero uscito fuori il loro bastone dell'amore dalle proprie mutande per utilizzarlo contro di loro. Ad Umberto Bindi invece sarebbe bastato molto meno di questo per essere emarginato. Umberto Bindi è un cantautore che all'inizio degli anni 60 sarebbe potuto diventare uno dei più talentuosi della musica dello Stivale Italico. Fa parte della scuola genovese ed è grande amico di Gino Paoli. Parteciperà al Festival di Sanremo nel 1961, facendo però un errore imperdonabile per l'epoca, ovvero esibendosi con un vistoso anello con brillantino, pretesto che farà scatenare stampa e opinione pubblica contro la sua omosessualità. La bufera sarà talmente amplificata da compromettergli quasi l'intera carriera appena cominciata. Quell'anello lo indica come diverso, gli piacciono gli uomini e non le donne, e questo viene mal visto. Umberto avrà una carriera con molti bassi e pochissimi alti. Scriverà dei brani solamente come autore per molti altri artisti, come se volesse in un certo senso nascondersi. Tornerà a Sanremo solamente moltissimi anni dopo. Precisamente nel 1996, insieme ad un'altra band storica, ovvero i New Trolls, in un'intensa interpretazione, racconterà dei suoi anni bui da emarginato, solo perché gay. Solo qualche anno prima, precisamente nel 1988, sarebbe stato il primo personaggio a fare coming out, e lo farà in una trasmissione storica, ovvero il Maurizio Costanzo Show, presentato dal fu baffetto omonimo. Momenti di spettacolo che forse non sono a noi, a voi, molto consueti. Consueta sicuramente non sarà la dichiarazione di Bindi, che in trasmissione indicherà di essere omosessuale e di come questo l'avrebbe fatto emarginare. Peraltro non sono riuscito a trovare nessun video o foto dell'accaduto, come se non avesse una vera e propria importanza storica, un avvenimento così importante perso nel tempo, ma che ne valeva la pena di essere ricordato. Ricordato meno sicuramente sarebbe stato un film di Christian De Sica del 1995, ovvero Uomini, che narra le gesta di quattro uomini gay. Nel cast appare anche Leo Gullotta. Gullotta sarà ospite a Domenica In dello stesso anno, e durante una conferenza stampa per il film gli sarebbe stata posta una domanda specifica. Lei è omosessuale? Ho visto in lui un gesto di civiltà, e ha spento il registratore. Era un segno di civiltà, non voleva carpirmi nulla. Ho capito, mi è piaciuto questo gesto, ho detto sì, sono omosessuale, ma senza problema. Problema che non si sarebbe posto neanche partecipando al Gay Pride del 2000, anno del giubileo della Chiesa Cattolica. Sarebbe salito sul palco ed avrebbe detto: sono l'unico uomo di spettacolo in questo paese omosessuale. Ovviamente successivamente ne avremmo conosciuti altri, e forse quel briciolo di coraggio sarebbe proprio nato da colui che per primo si sarebbe esposto, ovvero Umberto Bindi, figura bistrattata e dimenticata, ma dall'animo gentile, per un uomo che avrebbe amato un altro uomo, per un uomo che non deve essere dimenticato. Per un uomo che è stato davvero un maestro per tanti cantanti di oggi, che nelle interviste lo citano come il proprio punto di riferimento, e che magari non sanno che lungo questo periodo di emarginazione anche dura che Bindi ha vissuto, lui ha continuato a cantare, a comporre e a fare musica.